Giovanni Ceraulo, USB Livorno. Oggi sei qui davanti a Parco Levante in presidio a sostegno di alcune lavoratrici. Ci puoi raccontare, ecco, qualcosa perché siete qui, cosa hanno fatto, cosa stanno subendo? Allora, sì, siamo qui al Parco Levante, il motivo è semplice, qualche mese fa alcune lavoratrici dell'azienda Sarni Oreo si sono rivolte al nostro sindacato per, diciamo, affrontare alcune problematiche di vario tipo, alcune più gravi, alcune meno gravi, però che non risolte, diciamo, ancora da parte della dirigenza di questa società. Quante sono le Siamo intervenuti. lavoratrici? 4, di Quattro. cui 3 si sono rivolte al nostro sindacato e purtroppo bisogna anche dire che la reazione comunque della società di fronte al nostro intervento non è stata, diciamo, delle migliori e tuttora siamo in vertenza, però insomma, diciamo, c'è stato un meccanismo anche di spingere in qualche maniera queste lavoratrici a dare le dimissioni, perché ovviamente essendo anche il punto vendita piccolo è difficile, no, riuscire a portare avanti una vertenza sindacale. Infatti oggi noi siamo qui per denunciare queste situazioni, ma partiamo dal presupposto che sono problematiche molto sentite da tantissimi punti vendita, da tantissimi lavoratori e lavoratrici proprio del settore del commercio e proprio nelle catene, tra le altre cose. Comunque, le problematiche, allora, la prima questione è che queste lavoratrici sono state assunte con un contratto di apprendistato, che per legge impone comunque la presenza di un tutor aziendale, cioè non è che una persona assunta con contratto d'apprendista può immediatamente svolgere, diciamo, le mansioni senza la presenza di una persona che, diciamo, la segue. In realtà loro si sono trovati a svolgere le loro mansioni tutte e quattro di fatto con contratto di apprendistato. Oltretutto erano costrette, diciamo, a portarsi i saponi, la carta igienica da casa Quindi fammi perché capire, l'azienda. contratto di apprendistato ed erano sole nel punto Assolutamente. vendita. Dopo un periodo di formazione sono state praticamente avviate. Ripeto, queste sono situazioni abbastanza comuni, purtroppo. Infatti, l'importante è comunque denunciarle perché è bene, insomma, anche rompere un po' questo silenzio che c'è nel settore del commercio. Oltre a doversi portare da casa, appunto, come si diceva prima, veramente tutto, quindi l'azienda non forniva niente, la cosa veramente più grave è il fatto che senza una contestazione disciplinare vera e propria, le lavoratrici si vedevano ogni mese decurtare alcuni soldi dalla busta paga e a voce gli veniva detto che venivano decurtati perché c'era durante gli inventari magari c'era qualcosa che non andava, c'era un ammanco e via dicendo. La legge parla chiaro, io faccio una contestazione, ti do la possibilità di difenderti e qualora penso che sei effettivamente responsabile, posso in quel caso non decurtarti i soldi dallo stipendio ma farti una sanzione disciplinare. Questi invece continuavano a togliere i soldi e una cosa importante, e chiudo. Noi prima di iniziare questa vertenza, andare dall'avvocato e cominciare questi presidi, correttamente siamo andati dalla dirigenza aziendale a chiederne riscontro, sperando che in questo modo la situazione si risolvesse. In realtà da parte della dirigenza c'è stata una chiusura totale, tant'è che il mese dopo hanno continuato a decurtare questi soldi dalle buste paga. Allora, questo non va bene da nessuna parte, non va bene neanche in un posto come Parco Levante, infatti abbiamo mandato anche una richiesta incontro alla dirigenza del Parco Levante perché vorremmo dirgli al Parco Levante con chi voglio dire hanno in qualche maniera a che fare, a chi hanno dato i propri spazi. E siamo andati all'avvocato, oggi siamo qui per denunciare questa situazione e speriamo che insomma si risolva.